Dai, ci colleghiamo con Urco che è incazzato nero per altri motivi. Andiamo, vai. Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Sì, salve, sono Banner. Senta, io mi trovo in piazza Garibaldi al 22. Voi consegnate in appartamento? Sì, dipende dove però. Al 22, due numeri di fianco, perché non voglio scendere di casa. Ho proprio... mi fa quasi schifo scendere per strada. Allora, vorrei un Bloody Mary e un Jamaica Julep. Niente roba da terrone tipo olive, sardelle, robe strane vostre. Allora, mi puoi ripetere un... Bloody Mary? Sì. E un Jamaica Julep. Jamaica... Scusami. Sì, la sento in difficoltà col Jamaica. No, mi stavo pagando. Senta, ma il garzone, voi avete, cioè, soltanto persone del sud? No, anche polentoni del nord, veramente. Aia. In che senso polentoni, mi perdoni? Aia. Se noi abbiamo le garzone del sud... No, perché, sa, se sento la spiritosaggine, già quando sento il meridionale mi nervosisco. Se mi dice... Ah, mi dispiace questo, eh. Polentone. Poi potrebbe far... E lei cosa ci fa in Calabria, allora? Purtroppo sono qua per un evento, però mi sono chiuso in casa perché... io... Sei chiuso in casa per paura, perdone. No, paura no, perché mi fa schifo il meridionale, quindi... Il polentone, invece. Ancora col polentone. Guarda che lei forse non ha capito, ma a me già quando sento parlare meridionale mi nervosisco. Come? Non... Come? Guardi che se mi nervosisco potrebbe non piacerle, eh. Quindi non faccio... Ma mi fa paura allora? No, io non voglio farle paura, dovrebbe averla in quanto io una persona... Ma tu me l'hai visto? Infatti adesso vedi, adesso hai fatto l'alterato, mi sto alterando, mi sto alterando! Vieni qua a pezzo l'aperitivo. Terone, cosa fai, minacci? Eh? Ma che se vengo giù ti schiaccio dentro il bar, i cocktail li fai con le unghie, capito? Toto! Eric, sono il tuo capo, ti spacco! Pronto? Ah, mi scusi, per la persona di prima mi ha insultato e mi ha fatto innervosire. Allora, con chi sto parlando adesso? Sento una voce diversa, lei non è meridionale. Ah, ha messo giù il terrone. Però tanto non mi piaceva sto posto. Anzi, sai cosa faccio? Adesso ordino gli ingredienti e me li faccio da solo. Buongiorno, Mille Sapone. È il market? Sì, dite. Io sono del nord Italia, quindi fatico un po' a relazionarmi con, diciamo, con i meridionali. Allora, sono in un appartamento là vicino a voi e ho bisogno di alcuni ingredienti per preparare un Jamaica Julep. Volevo sapere se li avevate, così uscendevo proprio il tempo necessario per l'acquisto e tornavo subito nell'appartamento. No. No, che cosa? Non è una risposta, no. Non le ho detto gli ingredienti, mi scusi, che risposta. Ma siamo alimentari, questo che dicevo non ce l'abbiamo. Ma lei parla sempre così lentamente? Ah, forse perché siamo sotto mezzogiorno, c'ha l'abbasso glicemico. Penso che mi rigiore. Cosa ha detto? Si abbassa sempre di più la voce, ha bisogno di un cracker. Cosa ha detto? Pronto? Pronto? Sì, salve. Non sì. So. Ho parlato con una persona che probabilmente ha la pressione molto bassa precedentemente, si vede che è un po' lontano dalla colazione abbondante che fate qua in meridione. Allora, sono in un appartamento qua di fianco, lo sapete se avete degli ingredienti per preparare un Jamaica Julep che scendevo a prenderli? Se allora no, certo che ce li abbiamo. Perfetto, quindi avete rum chiaro, rum scuro? Sì, sì. La sì, soda, zucchero di canna, ciuffi di menta, sì. Frutta a pezzetti? Certo. Avete anche gli ingredienti del Bloody Mary? Lo sta perculando. Ma scusi, ma lei mi sta prendendo in giro? No.
No, perché la sento con un atteggiamento alquanto sprezzante. No. Sono Banner. So che il suono del cognome del nord fa fatica a entrare, però. E dove abita proprio? Perché, mi scusi? Ah, per sapere, no? Ha intenzione di fare, non so, qualche rapimento, qualche regolamento di conti, perché so che voi in meridione usate così, capito, i terroni. Ah, no, noi non ne facciamo di queste cose, dipende da quale meridione. Non lo so, io ne conosco uno solo, quello che in teoria vorrei vedere sprofondare sotto chilometri di acqua, però bellissimo. Sarebbe dai. Meraviglioso. È un sogno nel cassetto che ho da tempo. Era un sogno nel cassetto. Cassetto, non cassetto. Come? È cassetto, non cassetto. Cassetto, cassetto. No, cassetto, non c'è l'accento. Capisco che fatica, però è cassetto. Devo lavorare, purtroppo. Altrimenti purtroppo, non purtroppo, non purtroppo. Lei mi sta facendo innervosire, comunque. Se mi innervosisco potrebbe non piacerle. Io lo dico subito, così chiariamo un attimo le robe. Anzi, guardi, ormai è troppo tardi. Ma devo lavorare, altrimenti stavo al telefono. Ma cosa devi lavorare? Cosa devi lavorare che ci avrai tre parenti che sono sicuramente lì che fingono di essere ciechi per avere la pensione di invalidità, Nerone! Non mi fare il piagnisteo! Si dice cassetto, non cassetto! Hai capito? Meridionale! Vedi, me l'hai fatta scattare! Ho rovinato un'altra camicia firmata! Dai, Nerone! Ce l'hai gli ingredienti del Jamaica Julep! Non sai neanche pronunciarlo, Nerone! Senti anche la musica di merda che ascoltate in quel posto del cazzo. No. Mentre annusate i lupini. Però mi rilassa tantissimo. Oddio, mi sono trasformato. Pronto? Perdoni, forse mi è scattata la rabbia. Ho detto qualcosa che non pensavo. Cioè, anzi, che penso, ma che non l'avrei mai detto in faccia. Che carattere, però. Incredibile. Ma serve trasformarsi al telefono? Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi. Cosa serve? Che brutta persona. Poi detto da Paolo, che appunto che fa più. Sì, il terrore, sì, dei terrori. Io c'ho l'anduia nelle sopracciglia.